Buongiorno e buonasera e benvenuti ai Fumi del Calcio, l'unica trasmissione che vi insegna a preparare un cocktail come Dio comanda e a tifare per la vostra squadra senza rompere le scatole a nessuno. Dai diamanti non nasce niente, dal letame nascono i fior. Questo non è un incipit, ma è comunque un verso di un grandissimo poeta, uno dei più grandi forse poeti italiani, il quale per campare faceva il cantautore perché di poesia non è mai vissuto nessuno. E vi parlo di questo verso perché il cocktail di oggi, che è un cocktail straordinariamente buono e famoso, è nato da una brutta cosa, e cioè da una guerra. E non da quella ispano-americana, come comunemente si crede, ma dalla Seconda Guerra Mondiale, cioè l'evento più terribile, più sanguinoso. Forse dopo la peste e l'epidemia di spagnola, insomma, che abbiano avuto su questo pianeta. Ma come da tutte le cose terribili possono nascere delle cose positive, da questa guerra è nato un cocktail. Perché nel 1940 le coste sudamericane erano pattugliate dai sommergibili tedeschi e allora gli Stati Uniti chiesero, Franklin Delano Roosevelt chiese a Winston Churchill, come rappresentante della Gran Bretagna, che aveva come protettorato gran parte delle coste sudamericane, gli chiese il permesso di mettere lì delle basi americane per poter pattugliare i mari. E in particolare a Trinidad arrivarono 10.000 soldati americani, i quali 10.000 soldati americani si stanziarono lì e allora una fabbrica che produce una famosa bevanda scura, colorata col caramello, famosa in tutto il mondo, come operazione di marketing, questa bevanda regalò un sacco di bottiglie ai soldati e i soldati che stavano a Trinidad bevevano questa bevanda insieme al rum che lì scorreva a fiumi. Quanto sarà passato prima che qualcuno abbia detto: ma proviamo a mischiare questa bevanda e il rum? E così è nato il Cuba Libre. Ma attenzione, oggi si crede comunemente spesso che il Cuba Libre sia semplicemente rum e questa bevanda, invece non è così. Perché il Cuba Libre è fatto con rum, questa bevanda, e il succo di lime. Ed è il succo di lime che dà il giro di vite a tutto ciò. Parliamo di Cuba Libre, quindi parliamo di Cuba, ed è Cuba che ci porta direttamente all'ospite di oggi. Perché a Cuba ha regnato, si può dire, è stato, diciamo, un deus ex machina di quest'isola, un grandissimo personaggio, uno dei più grandi personaggi del secolo, che si chiamava Fidel Castro. E l'ospite di oggi, che è stato ministro del lavoro, oggi è presidente della commissione lavoro della Camera, è un comunista, è un ex comunista, un comunista duro e puro, e uno addirittura che oltre ad essere comunista è qualcosa di più che comunista, perché è tifoso del Cuneo. Si chiama Cesare Damiano. Come stai, Cesare? Bene, 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 che presentazione di sinistra. Benvenuto, presentazione assolutamente. Cuba Cuba Libre, Libre. Cuba Libre è quello che mi ci vuole. Senz'altro non lo beve Salvini, il Cuba Libre. Io non lo so cosa beva Salvini, però la rivoluzione cubana del 59 noi non ce la scordiamo, non ce la Perché scordiamo. cosa ha voluto dire la rivoluzione Beh, ha cubana voluto dire per una persona come te? Ma per la mia generazione, sono sempre stato di sinistra, dal movimento studentesco, quindi parlo del 68, sono passati alcuni anni, ad oggi ha significato per la mia generazione un moto di liberazione, andare contro gli Stati Uniti, che in quel momento erano visti un po' come, come si dice, il nemico, c'era l'Unione Sovietica dall'altra parte, era un mondo fatto in quel modo, poi c'è stata successivamente la guerra del Vietnam, la guerra d'Indocina, insomma. Liberazione significava liberazione, poi Era la libertà. la baia dei porci, lo sbarco a Guantanamo, tutti questi episodi che in qualche modo hanno segnato anche la storia del Novecento. Poi la crisi dei missili, per dire, quando Kennedy e Khrushchev ebbero quella contesa, poi ritirarono i sovietici i missili che volevano portare a Cuba, che sarebbe stata una minaccia per gli Stati Uniti. Quindi Scusa, se Cuba mentre tu Libre. parli, io intanto E faccio il Cuba certo, tu fai Libre. il Cuba Il Libre. Cuba Libre si fa spremendo il lime sul ghiaccio e non direttamente nel Mamma mia, bicchiere, mamma mia. Ma come si questo non è un crede. ghiaccio, quello è un cubone di È un ghiaccio. cubone di ghiaccio cristallino e il mezzo spicchio lo lasciamo dentro.
pronto ad accogliere quella bevanda di cui parlavamo poc'anzi, che è una bevanda famosissima, che tutti conoscono, che è stata inventata più di 100 anni fa. Ma la genialata di questa bevanda, Cesare, non è stata tanto l'invenzione in sé e per sé, perché è una bevanda che, bevuta non a temperatura ambiente, non è niente di che. Esatto. Ma il trick vero è stata quella di ghiacciarla. In quel momento questa bevanda ha cominciato a diffondersi per tutto il mondo. E attenzione, adesso ti insegno un trucco, Cesare, tu che ami il Cuba Libre. Allora, prima si mette il rum, 2 once di rum. In realtà pensa che il Cuba Libre, come ricetta standard, viene proprio indicato una marca particolare di rum, che io non uso e non neanche nomino, perché in realtà... Però è uno dei pochi cocktail in cui si richiede una marca particolare di rum. Che noi non possiamo dire e neanche usiamo, perché poi in realtà non è vero. La cosa che ti voglio insegnare è questa: versare la Coca-Cola in un bicchiere o in un cocktail. Allora, voi vedete che al bar prendono il bicchiere e turututu, bollicine. No. No. Noi le bollicine ce le vogliamo bere. Allora, come si fa a versarle? Si inclina leggermente il bicchiere. Come con la birra. E poi piano piano si riempie fino all'orlo, ma non facendo tutte quelle bollicine, perché le bollicine le vogliamo bere, le abbiamo pagate, giusto? Non le vogliamo disperdere. Non le vogliamo Questa disperdere. Sarebbe la famosa bibita color caramello, cioè col caramello color scuro. Questa è la famosa bibita, quella bibita, quella bibita che noi non nominiamo. Famosa nel mondo. Quando l'abbiamo versata, la mescoliamo, ma sempre leggermente, perché se la mescoliamo troppo forte, quelle bollicine di cui vanno. Sopra se ne vanno per l'aereo, e noi non vogliamo che vadano nell'aereo. Bollicine rivoluzionarie quelle. Ce le beviamo. E noi, esatto. Sì, e noi ce le vogliamo bere la rivoluzione. Sono contrario anche alle cannucce, perché inquinano. Bravo. Le cannucce pare che siano una delle cose più inquinanti al mondo, pare che si consumino ogni giorno 500 milioni di cannucce, quindi le cannucce non le bevete più. A parte che a me mi sembra, tanto ti do il tuo bicchiere, a me sembra, quando bevo la cannuccia mi sembra di non bere, mi sembra una cosa finta, che non sto bevendo. A Fidel. A Raul. Dopo Fidel. Il fratello? Esatto. Alla Revolution. Squisito. Veramente buono. Quindi chiaro, non è rum e coca, è rum, lime e coca. Senza il lime non ha più senso. Buono. Ti piace? Buono. Sono contento. Buono. Senti, buono. Cesare, io so che, così mi dicono gli uccellini che tu con Fidel hai anche un'altra, diciamo così, un'affinità che ti lega un po' a Fidel. Che so che tu hai una grande passione per le belle donne. Ah, una passione ovviamente platonica, artistica. Platonica. Però anche Fidel era un grande estimatore. Platonico. Si parla di una sua grande passione per Sid Charisse. Ora, io personalmente questa cosa mi ha colpito perché nel mio profilo Instagram c'è una foto di Sid Charisse, perché io, nonostante sia più giovane di Fidel, però per me Sid Charisse è la donna più bella di tutti i tempi. Non so, io se ho in mente una donna è Sid Charisse. E tu qual è la tua immagine di un'attrice? È la mia attrice preferita, Ingrid Bergman. Ah, quindi siamo su un altro. Notorious, l'amante perduta, Hitchcock. Donne quasi... Cary Grant. Ah, eccezionale. E perché? Perché quel tipo di donna? Ma guarda, quel tipo di donna perché, adesso dirò una cosa un po' sciocca, ma mi ricorda mia madre, che ho perso quando ero bambino. Ingrid Bergman era molto alta, mia madre era molto alta. Quelle donne, come si dice, visibili, imponenti, poi... Chiaramente mia madre è nata all'inizio del Novecento, quindi diciamo più o meno coeva con Ingrid Bergman, quindi quel tipo di donna, forse c'è questo legame, ma poi l'ho apprezzata in questi film. Ho anche frequentato molto Stromboli, e a Stromboli è nato l'amore, certo, fra Ingrid Bergman e Rossellini. C'è proprio un film famoso che si chiama proprio Stromboli. Stromboli, terra, certo, di Dio. Stromboli, terra di Dio, quindi lì ci fu l'incontro. Quindi questo tornare
quando l'ho fatto a Stromboli, ho passato molte estati, questo caldo assolato, questa targa, questo amore, questa immagine, un ritorno un po' all'infanzia, in qualche modo legato a questa figura materna che è scomparsa troppo presto, forse mi ha fatto innamorare di Ingrid. Ma vedi, dici una cosa tutt'altro che sciocca, perché per esempio, ecco, io non avevo mai pensato, come sapete, l'80% degli uomini e delle donne sono portati a scegliere un partner che in qualche modo ricorda il genitore, esatto, il padre o la madre. E io adesso mi viene in mente che Sid Charisse, nel film che per me, che è un americano a Parigi, dove balla questo numero pazzesco con Gene Kelly, io adesso mi hai detto questa cosa e mi sono ricordato che mia madre, che è stata un'attrice del teatro italiano importante, e io ricordo, adesso mi sono ricordato che in uno spettacolo di 60 anni fa, 55, mia madre fece il Re muore di Ionesco con Giulio Bosetti e Paola Quattrini e aveva i capelli pettinati esattamente come Sid Charisse. Mi è rivenuto in mente adesso, però sicuramente ci sono delle analogie. Naturalmente io non sto dicendo che mia madre fosse così bella come Ingrid Bergman, era una bella donna, però ci sono delle sovrapposizioni, c'è un qualcosa nella memoria profonda che ti ritorna alla luce. Poi una grandissima attrice, e poi un'attrice algida, quasi appunto una delle attrici di Hitchcock, che aveva un po' una passione per queste donne così etere, bianche, e quasi che mettono soggezione che uno non le toccherebbe neanche con un dito, e invece lì poi vengono uccise o magari lui le voleva bionde. Bionde, sì. Grace Kelly, Tippi Hedren, in questi film, Gli uccelli, Marnie, erano bionde. Invece lei non era così marcatamente, quindi era più sul bruno. La ricordo in quel film Io ti salverò con, mi pare, Gregory Peck. Sì. Quando c'è tutta questa storia. Sì. Penso c'erano persino i fondali dipinti da Salvatore Dalì per rappresentare i sogni. Lui aveva i sogni. I sogni che lei, da psicanalista, in qualche modo decodifica, insomma, in un'avventura anche qui dell'età bambina. Io torno sempre al bambino, a quel tempo. Mi viene in mente anche un romanzo di un grande scrittore italiano, tra l'altro che è stato iscritto al Partito Comunista per tanti anni, Alberto Moravia, che ha scritto un piccolo romanzo che si chiama Agostino. Agostino, sì. In cui si racconta proprio dei turbamenti di questo bambino che ha questa mamma da sola, e che ha questa vacanza con questa donna bellissima che lui vede, in qualche modo è la madre, ma ne percepisce, vede che la madre vede delle persone, degli uomini, e rimane turbato. Mi ricordo che è un libro che mi impressionò parecchio. Sì. Io mi sono turbato, racconto un piccolo aneddoto, con La romana di Moravia. Oh sì, assolutamente. Perché il mio babbo ad un certo punto leggeva tutti questi libri, leggeva molto, mi disse: vabbè, adesso non sappiamo più cosa farcene, valli a vendere. C'era quello che comprava i libri usati, e io, malandrino, lo misi da parte e lessi alcune pagine. Si sa che La romana, insomma, conteneva anche delle pagine abbastanza schiette dal punto di vista delle relazioni sessuali, eccetera. E fui molto turbato, ero un ragazzino, avevo 10-12 anni, quindi questi turbamenti... Non l'hai venduto? Non l'ho venduto. L'hai tenuto? L'ho tenuto sotto il materasso. Devo dire che ti capisco benissimo, perché anch'io... Io c'era un periodo che avevo la fissazione di fare il catalogo dei libri di casa, quindi andavo a vedere, e un libro che facendo il catalogo poi presi era sempre un libro italiano di Ercole Patti che si chiama La cugina. Questo non l'ho letto. Era un libro che presi via dallo scaffale perché intuì che in qualche modo poteva avere delle cose che potevano interessarmi in quell'età in cui siamo appunto estremamente sensibili, sensibili a questo genere di cose. Senti, Cesare, è una grande passione delle donne. Tu però ti sei sposato, hai fatto una famiglia, e una famiglia è la cosa importante. No, io non mi sono mai sposato. Non sei sposato? Io mi sono fidanzato, ho passato una vita
Adesso sono fidanzato, felicemente. Sei tuttora fidanzato? Da 12 anni, con una bella donna che è alta come mia madre, 1,75 m. Anche qui torna questo concetto, questa... non c'entra niente, ma lo dico, forse è una casualità. No, non mi sono mai sposato. Ti sei mai sposato? No. E quindi sei fidanzato con questa donna che è alta, ma tu pure sei alto. Alto. Sei 1,90 m quasi? 85. 85. 85. Ma sei per me sono un po' tutti alti, diciamo. Tendo a vedere un po'. Quello che lo sa è altissimo, no, in realtà magari dice no, ma sono 1,90 m. Per me sono un po' tutti alti. No, perché sono magro. Esatto. Perché peso 67 kg, quindi... Ah, vedi, pesi come me. 67 kg su 1,85 sono distribuiti sei in magro, modo, diciamo, verticale, quindi sembro un pochino più alto. Però ecco, io penso appunto che sia... che uomo-donna, lui debba essere, l'uomo deve essere più alto e la donna no, più piccola. Ma a me è, le coppie con quella più alta mi fanno mi hanno sempre dato un po' un'aria di una stranezza. Ma non secondo so. Me no. E anche se anch'io ho avuto delle donne più alte tu, di me ma facilmente. Ma mi dice un uccellino, diciamo, anche tu, le tue passioni. Sì, ce l'ho avute, però mi sono sempre dato un po' a disagio. Ma tu sei platonico mica tanto, non mi sa che non sei tanto platonico. Ormai sono... Io sono platonico. Sono super platonico. No, io alla mia età sono extra ultra platonico. Io sono per la contemplazione. Contempliamo. Entriamo in un tempio e contempliamo. Dove si guarda? Beh, comunque sì. Guardare è comunque un'attività decisamente appagante. Se uno ancora gli occhi per appagante. Vedere, specie per noi italiani. Senti, ti volevo fare un'altra domanda, Cesare. Ma io non so se posso rispondere a più, queste domande. Più invece seria. Sì. E nel 1968, tu sei del 48, quindi 48, quando tu avevi 20 anni. 20 anni, sì, sì, sì. E alcuni calciatori, Sandro Mazzola, Gianni Rivera, insieme a Dino Campana, hanno Campana, fondato Campana. Il sindacato dei calciatori. Davvero? Sì. Ah. Tu, di cui tu non ignori quello l'esistenza. Quello di Damiano Tommasi. Esattamente. Ma come ignoro l'esistenza? Io ho fatto una legge. Oh, lo vedi? Io questo una volevo legge chiedere. Cosa pensi di questo sindacato? Tommasi, ho fatto una legge. Sono andato perché lui, cosa mi ha detto? Che è simpaticissimo, siamo amici, no, con Damiano Tommasi, mi ha detto... Voi avete un'idea distorta del calcio. Perché avete un'idea? Perché voi vedete gli idoli del calcio, Totti, insomma questi nomi più importanti. Sì, quei 5-6 top player. Pelé, Mazzola, Charles, Sivori, io mi ricordo quelli lì, Clementi I, Clementi V, ecco, per dare un'idea della mia concezione del calcio. E dimenticate quelle decine di migliaia di persone che non sono le star, e che ad una certa età, 35 anni, smettono, non trovano altri impieghi, qualcuno fa l'allenatore e non avranno mai una pensione. Volete considerare necessario intervenire per questa situazione? Non ci sono solo quelli che stanno in prima fila, ci sono anche quelli che stanno in seconda e in ultima fila. Quindi ci siamo dati da fare, la cosa ha avuto qualche parziale risposta, proprio con un atto legislativo. Io adesso non sono più in Parlamento, ero Presidente della Commissione Lavoro la scorsa legislatura, quindi abbiamo fatto con Damiano Tommasi un intervento a favore di questi calciatori, come si dice, non professionisti, semiprofessionisti. Che sono poi la base... Un tessuto molto importante, quello l'ho imparato, cioè, che sono piccole società, insomma persone che magari non sono trattate nel modo giusto, ecco. Che sono quelli, non esatto, solo quelli che guadagnano tanto, quelli che non guadagnano più niente, quelli che hanno proprio un sì, vuoto. Che guadagnano di meno, non solo che guadagnano di meno, ma poi bisogna sempre pensare che il calcio quella del calciatore è un'attività che finisce presto. Esatto. Che non si può come le fare i calciatori fino a 70 anni. Esatto. E il calciatore a 35 anni, qualcuno a 40, qualcuno a 40 ancora gioca, porta nel Paris Saint-Germain, anzi voglio fare veramente una cosa personale, c'è Gianluigi Buffon che credo che abbia 40 anni o 40, portiere, 42 no? anni, sì, portiere. Che gioca nel Paris Saint-Germain e io per me è un calciatore che ancora... Perché poi è ancora para, cioè non è che giocare a Paris Saint-Germain è così, il Paris Saint-Germain è una super squadra e per me questo
È un giocatore di cui ho grande stima, grande ammirazione e veramente gli auguro di giocare altri 10 anni. Sarà divertente vederlo, ma è incredibile perché invece i calciatori a 35 anni hanno finito. Ma Quindi ci sono, bisogna anche pensare a allestire io mi sono sempre occupato, poi un futuro. esatto, dei temi del lavoro. Allora, ci sono determinate professioni, la ballerina, a 50 anni puoi avere la freschezza, la capacità, la muscolatura, che ne so. Lo stuntman, sono arrivati da me gli stuntman, quelli che si buttano, che fanno, si Certo. scontrano, si spaccano le ossa, eccetera. E quelli hanno bisogno, come i calciatori che poi abbandonano, ripeto, non quelli che hanno tutto, quelli che hanno poco o niente. Hanno bisogno di un trattamento anche di futuro pensionistico che sia adeguato alla loro condizione. Io credo che di questo la politica Certo. si debba occupare. Io me ne sono occupato. No, Calciatori, dei assolutamente. calciatori. Vedi, anche lì non All'inizio ci ero avevo mai pensato agli scettico, stampi. Certo, perché uno eh. pensa ai calciatori All'inizio ero cosa calciatore. vogliono, E quello mi ha detto, no, guadagnano di ma meno. guarda, sono quelli, sono quegli altri. Ha detto, guarda, c'hai ragione. Ma devo dire che anche a me capita, facendo l'attore, ti fermano per strada, bella vita la vostra, i soldi, le donne, le cose. E uno, certo, ti prendo ogni tanto in dei momenti che uno proprio sta. Perché l'idea è che, ti racconto questo episodio, è divertente, una volta uno mi ferma e mi fa, senti, ti volevo dire che tanti complimenti, ti ho visto nel film, non mi ricordo che film era, ma ti faccio veramente tanti complimenti, mi piace un sacco. Ma te che lavoro fai? E io faccio l'attore. No, ma de lavoro. Faccio Perché l'attore, è un non lavoro l'attore. Ma per questo qui era uno su un camion che proprio ho capito che era proprio inconcepibile l'idea è un che uno passatempo, facesse il sì. mestiere dell'attore e che sia un lavoro che appunto, sì, è piacevole, è divertente, è un lavoro che ami, quindi sei un privilegiato, però anche lì ci sono quei 5, 6, 10 top e poi c'è una massa di persone che lavora faticosamente e duramente alla È quale come bisogna quando pensare. mi assegno, che fa il politico? Ma hai mai lavorato? Sì, esatto, Questa anche questa è una cosa che hai mai adesso va lavorato? molto. Va Uno che non molto, ha mai lavorato in vita sua, dagli al ma politico. fare la politica è un lavoro, non è, e A anzi, parte il fatto che è io ho un lavoro de lavorato, ma debilitante, cioè, basta beh, vedere. se lo fai sul serio, cioè la politica oggi è non so cosa fare, faccio politica. Meno sai, meglio è. Ai miei tempi la politica era una selezione, cioè eri, come si dice, filtrato. Arrivavi dopo aver avuto un'esperienza. Io ho fatto il ministro del lavoro all'età di 58 anni. Perché l'ho fatto? Avevo alle spalle 38 anni di lavoro, di cui 30 nella CGIL, come dirigente dei metalmeccanici. Cioè sapevo di Di che che cosa cosa si stavate trattava. parlando? Cioè Certo. io penso che non è che si tratta di dire il giovane va messo da parte, facciamo andare avanti quello vecchio, per carità. Ma il giovane va portato avanti, ma bisogna fargli anche qualche esame, cioè metterlo in condizione di fare bene, perché se la teoria è meno sai, meglio è, dove andiamo a finire? Io non lo so. Che forse è quella che oggi un po' vagamente si Si percepisce, non lo percepisce, so. Io sì. però, ecco, dico che è debilitante. Ho visto l'altro giorno, era un po' che non lo vedevo, un'intervista con il nostro Presidente del Consiglio, Conte, e la prima cosa che ho pensato, questo sta al governo da neanche un anno, mi sembra invecchiato di 5, perché comunque la fai, comunque la metti, cioè la politica, altro che un lavoro, è un lavoro Ah, se la fai bene, debilitante. se la fai bene, sì. Secondo me pure se la fai male ti debilita, perché comunque anche se adesso non dico il caso specifico del nostro presidente che la fa benissimo probabilmente, però comunque le agende di queste persone sono pim pim alle 4, alle 5, alle 7, alle 8, cioè sono 13 Ah, ore ma al giorno di appuntamenti, di quello è lavori, sicuro, quello è e quindi sicuro. ecco, sono anch'io, anche a me dà fastidio quando sento dire a quello non ha mai lavorato in vita sua, fa politica, ho capito, faccio te a fare la politica. Poi io arrivo dalla fabbrica, come dico sempre, quindi ero un metalmeccanico. Impiegato metalmeccanico in un palazzo uffici di 800 impiegati, nel 1968 ho cominciato a lavorare. Io ho alle spalle 51 anni di lavoro ininterrotto. Ininterrotto. Ma vedi, ma anche a livello, anche Obama in due mandati è invecchiato da 15 anni. Eppure, voglio dire, lì siamo comunque a un livello Quello che alto di comanda il politica, no? mondo. Ecco, è uno che comanda, uno Il che, mondo, eppure anche comanda il lì mondo. è invecchiato tanto. E ti volevo chiedere un'altra cosa. Oggi, ecco, il sindacato. Quando io ero ragazzo, e bene o male anch'io ho fatto un po' di politica a scuola, insomma, il sindacato era una parte
come dire, attiva, importante, che si sentiva, buono questo. Come dire, una parte sociale, no? L'hai fatto proprio bene, eh? Grazie. Grazie, sono molto contento e devo dire che è un gran cocktail Cuba Libre. Semplice. Però mi raccomando, il lime, non me lo fate rum e coca, perché rum e coca non è niente, il lime. No, ti chiedevo, sindacato. Il sindacato, oggi, a me sembra, non lo so, ma non adesso, che non con questo governo, anche prima, da qualche anno, non riesco più a capire bene il ruolo del sindacato, forse neanche loro lo capiscono più tanto o no? Ma il sindacato, allora, secondo me tutte, come si dice, le associazioni, i partiti sono in crisi, anche le associazioni di rappresentanza degli interessi, sia del lavoro, i sindacati dei lavoratori, che i sindacati degli imprenditori, Confindustria, piuttosto che gli artigiani, eccetera, eccetera, sono in difficoltà. Queste trasformazioni così violente, epocali, della nozione di lavoro, la globalizzazione senza regole, la concorrenza sleale, il fatto che tutte le regole siano saltate, rendono le persone insicure, non c'è più la comunità. Un tempo c'era la famiglia, era una comunità, si è sfibrata, c'era la chiesa con le sue parrocchie, anche quella si è sfibrata, c'erano le associazioni senza scopi particolari, anche queste hanno una qualche difficoltà, vive bene il volontariato. Il sindacato accusa il colpo perché al tempo mio entravi, come ho fatto io il 1 ottobre del 68, in un'azienda, dopo 30 giorni, 30 di prova, io ero assunto a tempo indeterminato, i miei colleghi sono rimasti lì per 40 anni, salvo quando chiude un'azienda, ma se è un'azienda che non chiude, stai 40 anni lì, nessuno ti manda via, a meno che tu non faccia delle cose ovviamente che non si possono fare. Oggi i nostri ragazzi hanno l'incertezza del futuro, cominciano tardi a lavorare, fanno lo stage, non vengono pagati, lavoro nero, il lavoro grigio, il lavoro a chiamata, il lavoro a tempo, poi ti dicono diventa partita IVA, poi da partita IVA diventa dipendente. Associarsi a un sindacato diventa complicato, perché può diventare pericoloso, ma allora mi fai l'avvertenza, allora non ti chiamo più, ti lascio fuori. Quindi c'è una crisi. Bisogna ripensare il lavoro, bisogna ripensare la nozione di lavoro. Cioè non è più come al tempo. Entravi dipendente, morivi dipendente. Entravi autonomo, morivi autonomo. Oggi sei dipendente, domani sei autonomo, poi sei dipendente, poi sei autonomo. Bisogna inventarsi, Fabio, un pavimento di diritti universali per qualsiasi tipo di lavoro, per l'attore, per il sindacalista, per il dipendente, per l'avvocato, per il libero professionista, per la partita IVA. Diritti di base, una retribuzione equa, come dice l'articolo 36 della Costituzione, ad esempio, e qualche tutela alle ragazze, le donne di maternità, tutti l'infortunio, il trattamento di fine rapporto. Diritti universali di base e poi contrattare. Capire, e purtroppo non si è capito, che il ruolo delle parti sociali che rappresentano il lavoro delle imprese è fondamentale anche per la democrazia. Perché fa parte anche del tessuto, esatto, della società. Ce l'ha parlato recentemente Mattarella, perché quando i governi di centro-sinistra, anche di centro-sinistra, dico purtroppo di centro-destra, mettono contro i corpi sociali, puntano il dito contro la democrazia. Questa è una lezione che dobbiamo imparare. E stiamo lavorando per questo? Io non lo so, è un momento, diciamo, oscuro, di passaggio molto difficile. Di transizione difficile. Che però dura da un po'. Molto quando difficile. La transizione è così lunga, ma fa un po' paura anche a me. Molto Senti, difficile. Tornando a un argomento più frivolo, sì, ma il Cuneo? Il Cuneo. Ma come mai sei tifoso del Cuneo? Come Fidele? Sono tifoso di Fidele del Cuneo. Primo perché sono nato a Cuneo. Ah, ecco, beh, quindi essendo, questa è una ragione inoppugnabile. Nato a Cuneo, ero bambino, giocavo a calcio, c'erano pure i pulcini, mica solo del Torino della Juve, c'erano i pulcini del Cuneo. Io sono andato a vedere e mi hanno subito espulso perché mi hanno detto, ma tu col calcio proprio non hai sei nulla capace. A che vedere. Facevo il portiere, no? Perché era ma eri già in cravatta tu, quando sei andato a fare il provino. Sì, avevo già la cravatta con i sandali, quindi... Ho accusato i sandali di avere una scuola sbagliata, quello mi ha detto no, non sei capace a calciare. Quindi
Il cuneo è un modo di esorcizzare un po' il calcio. Io non è che lo segua da vicino, ripeto, la mia passione calcistica mi riporta a Charles, il gigante buono, quello che sfondava con la testa il palo della porta. Poi mi ricordo Sivori, che era il sudamericano, argentino, mi pare che faceva il dribbling. Sì, la fantasia. La fantasia, ta 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 ta, e poi faceva il tunnel, noi a Torino facevamo il tunnel. Il tunnel. Il tunnel, a fare il tunnel. Il tunnel vuol dire buttava la palla in mezzo alle gambe dell'avversario, la riprendeva e andava a segnare. Io mi ricordo quei due lì. Poi, più grandino, Meroni, no? Gigi. Il Gigi, il baffuto, eccetera, sì, eccetera. Poi ho perso un po' di vista. Una figura, Meroni, che credo abbiamo colpito un po' tutti. Sì. Un calciatore che tutti ricordano. Intanto perché un incidente tragico, Torino, poi perché sì, giocava in una squadra che aveva già avuto un passato tragico. Certo. E quindi una cosa grande Torino. Che colpì molto anche me. Quindi mi sono andato allo stadio. Sei stato abbonato per tanti anni col Cuneo? No, al Cuneo non l'ho mai visto, allo stadio Monviso non credo di essere mai andato. Sono andato allo stadio nel 1960, la prima volta, a vedere Torino-Sampdoria, ha vinto la Sampdoria. Poi sono tornato nel 2007, mi ha invitato Cairo, c'era Torino-Milan, ha perso il Torino, perché era la giornata sulla sicurezza del lavoro, che come ministro avevo in qualche modo fatto una convenzione con gli stadi per esporre degli striscioni contro, come si dice, le morti sul lavoro. Quindi nella mia vita ho visto due partite allo stadio. Quindi diciamo che ti candidi ad andare la terza volta quando finiranno lo stadio della Roma? Bene? Ma lo fanno sto stadio della Roma? Mi sembra un chi po'. Lo sa? Speriamo di sì. Mi sembra un po' in discussione questo stadio. Allora della ti Roma. Chiedo, Cesare, di firmare il nostro pallone. Me lo come merito. Tutti i nostri ospiti, assolutamente. Me lo merito. Lo firmo qua? Sì. Ecco qua. Grazie di essere stato con noi. Figurati, è stato un grande piacere. Vi saluto insieme a Cesare Damiano, vi aspetto mercoledì alle 22:40 su Rete Sole ai Fumi del Calcio, l'unica trasmissione che vi insegna a preparare un cocktail come Dio comanda e a tifare per la vostra squadra senza rompere le scatole a nessuno. A Fidel. A Fidel.